Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno dello spazio dedicato alle vostre domande analisi tecnica come sempre da qui fino alle 12:30 e, e 20 circa perché oggi abbiamo un grof, potete mandarci i vostri SMS al 3498275983 è a vostra disposizione e anche il nostro Andrea Cartisano Giotto Cellino SIM è a vostra disposizione. Andrea, che succede? Ti vedo distrutto, parli la barba. Ma, che, no, beh, ma tu sei no, un trader, no. dovresti stare in spiaggia con uh, il cocktail a guadagnare un sacco di soldi, non, non funziona gli, così. Gli, gli, gli altri vanno in, in spiaggia. <ride> cioè, allora, eh, bisogna dire la verità che per quello che accade sul mercato eh, potremmo essere in spiaggia se non fosse per il clima in Fausto, che per fortuna è cambiato negli ultimi giorni già da diverse settimane perché il problema vero di questo mercato mi vedi così perché io sono senza filtri eh, è veramente Oddio, con calma e con giudizio mi raccomando senza filtri no ma nel eh. senso non che comincio eh, a imprecare in diretta ah, tipo che sono una persona che non racconta mai una favoletta che poi non corrisponde al vero è molto logorante stare sul mercato perché eh, in questo momento, per esempio, sul nostro futures c'è un segnale molto positivo. positivo perché stiamo rompendo a rialzo la congestione delle ultime quattro sedute. Il massimo era 27.180, siamo arrivati a 27.295. Se guardiamo il grafico, possiamo salire fino al massimo del 23. Eh, di maggio 27.395 e poi fino a 27.555, massimo del 22 di maggio. Però qual è il problema? Che ormai, e non è eh, solo eh, limitato all'Italia, ovviamente non ci sono più scambi sul mercato azionario, quindi eh, diventa veramente difficile trovare eh, dei temi da cavalcare. Allora, a livello intraday, ovviamente quando ci sono pochi volumi si fa molta fatica di default, No? cioè manca ovviamente la controparte. Eh, non comprare più o meno riusciresti sempre, poi non comprano mai te al limite. E l'altro aspetto, secondo me, anche se io non ho in questo, mi scuso con i telespettatori, delle statistiche: è che se eh, gli algoritmi sono arrivati anche sul mercato italiano a fare il 70-75% dei volumi, secondo me nelle ultime settimane sono saliti sopra l'80%, se non 85%, soprattutto sui titoli più liquidi. E eh, siccome io ammetto sempre candidamente quando prendo degli stop dolorosi ti invito subito a caricare il grafico di l'ottomatica. Vai, l'ottomatica. Allora, io l'ottomatica per esempio avevo preso posizione nella seconda metà di maggio, okay. perché per me stava accumulando e il 31 di maggio mi sono chiuso a 7,43 e mezzo perché io mi chiudo eh, sempre in asta finale. Adesso mi vedo il titolo oggi che è andato sopra 8,50 e questa mattina prima dell'apertura eh, addirittura JP Morgan e eh, Barclays tutte eh, a dare ma tre o quattro addirittura a dare target sopra 11. Quindi è un momento molto difficile. Ti viene da pensare quando tutti insieme danno <ride> i target così. Però, sì, allora. no, 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 ma a parte che al momento è ancora sotto il prezzo di IPO perché è stata collocata a 9 euro, però l'impotenza è che comunque tu, anche se dovesse andare a 10 entro sera, eh, tu il 31 di maggio se vuoi vivere di trading devi chiuderti. Perché poi entri in quella casistica che, come sai, nel linguaggio colorito da trading room, chiamiamo sgrana Rosario trading. Perché se tu non ti chiudi il 31 di maggio non hai più riferimenti dove possa arrivare eh, l'automatica. Adesso carica magari anche d'amico, poi magari. Ah, d'amico ha una, una bella. No, eh, dai parliamo non di ha amico. Ancora, Non ha ancora dato un segnale di ripartenza, però io ho preso d'amico. Uh, direi anche qui seconda metà di maggio il 31 mi sono dovuto chiudere perché perché il titolo perde la media mobile ha perso la media mobile a 200 e ha perso anche il supporto statico è vero che nel frattempo è andato a fare un minimo a 0.322, però adesso a tutta l'intenzione sembra di ritornare sui miei livelli di stop meno male c'è già tornata e magari ripartire al rialzo anche perché sui fondamentali bisogna dire la verità, è uno dei titoli più sottovalutati eh, di piazza affari, per cui eh, è molto complicato eh, sia per l'intraday perché con così pochi volumi si fa fatica a trovare eh, delle occasioni di trading, ma anche per il multiday perché comunque se tu sei rigoroso negli stop ti possono capitare delle situazioni, quella di l'automatica è forse emblematica. Per il breve periodo, perché il titolo, seppur con poca storia, va a fare nuovi minimi storici. Ma anche un caso come D'Amico non, eh, non è da poco. Per cui è normale che io sia a Tapirato e se fossi più celebre di quanto sono, mi aspetterei il tapiro da parte di Strish, eh, però <ride> può sempre arrivare. Può sempre arrivare, va bene. Dai, partiamo. Sì, ecco. L'unica cosa che ancora devo dire, anche se. Magari dilla, oggi dilla. Verrò, ver, verrò smentito. Sfogati. Eh, no, credo che ieri, a meno che anche qui non ci sia un falso segnale, eh, potremmo avere toccato i massimi di breve periodo del Nasdaq. Ah, sì, sì, quello eh, l'ho visto. La, sedu la seduta di ieri, eh, secondo me, è stata anche molto cattiva. Si è conclusa con un engulfing bearish e devo dire che mi aspetto che possa proseguire ancora per qualche seduta. Non sarebbe ovviamente inversione, sarebbe consolidamento. 14 mila, per... io vedo un ritorno sui 14.000 mila di derivati. Allora, se, par se parliamo di Nasdaq 100 sì. direi che potrebbe tornare fino... Sì, poco sotto 14.000 13.982? No, io sono sopra sono 14.030. Vogliamo, c'è la sfida. C'è la sfida. Ma... Va bene. Intanto, eh? lo sai che lo sai che io sono un ligure atipico. Eh, per, 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 perderò molto probabilmente quella del canale YouTube per cui finalmente potrò pagarti io, anzi, in realtà. Eh, pareggiamo con quella di Weeble che è esatto. perso, no, hai beh, hai perso eh, però aspetta, ce n'era una prima che io avevo vinto. Eh, che me l'avevano detto wow, i telespettatori dove tu, tu vinci, dicevi: tu vinci, no, questo sale. Io ho detto: no, quello dei, scende dei un pranzi. po' e poi sale. Allora, cosa stai all'occhio, perché i telespettatori hanno memoria d'acciaio su queste cose. Eh, e ti do quindi. la possibilità di non scommettere. <ride> sul tema piani industriali perché lì è quasi impossibile perdere se scommetti contro perché cioè, sparano di target ah, vabbè, eh, ma io sono contento il... di questi piani industriali che sparano molto alto il problema è che mh, la memoria cioè come dire non solo i miei telespettatori hanno memoria lunga ma anche il mercato quando tu spari dei super piani industriali poi il titolo sale eh, ma poi so, fai però, attenzione però perché devo, se, non rispetti, dire, Andrea, dire... se non li rispetti Andrea se non li rispetti di il doppio dopo. Eh? Sì, però per esempio ieri è uscito Di Bial 2026. Eh, l'ho visto. Il 2026 visto, è un mondo. L'unico che deve mantenere i target che ha dato è il Cavalier Dragotto, perché ieri mi, dragotto. È, mi hai detto che passava l'intervista alle 19. Sì, è passata alle 19, ma oggi la ripetiamo alle 16, perché è, stata, eh, è bellissima. E me la sono gustata tutta e ho scoperto che per lui magari è meno importante che... Eh, per eh, magari gli sportivi è stato anche un giocatore di paranuoto. Eh è sì, eh, eh sì. eh, per quello che è ancora così in forma a quell'età perché ovviamente... io sono anni, eh? tifosissimo della Pro Recco sono. Ma che Pro Recco, ma lascia stare. Vabbè, Vabbè. ho capito, ma, ma se parli dell'Atena Savona avete avuto 3 o 4 anni... Rarinantes, di Rarinantes. Eh, Vabbè, capito, dai, Lasciamo però... stare, lasciamo stare. È inutile Savona, che parlo di queste cose con te, che non capisco. Rarinantes Savona che si chiamava <ride> eh, Atena, credo. Sì, Atena sì. Sì in quel periodo come sponsor e, e ha avuto 4-5 anni di gloria però la prorecola. Lascia, eh. lascia, lascia stare buongiorno è possibile avere un'analisi dei titoli Fineco e Reply in carico a 12,5 105 supporti resistenze di breve grazie mille Daniele da Firenze Fineco eh Fineco anzi no Fineco facciamo finico bene perché ieri no, no, ma, a, ma, guarda, a differenza di quello che ho letto sui giornali secondo me il mercato non l'ha preso proprio benissimo il dato sulla raccolta diretta poi sulla raccolta netta un altro discorso. Che dici? Allora, eh, secondo me eh, oggi a, a sensazione arriveranno molte domande interessanti perché ci sono diversi titoli che hanno sempre premiato storicamente gli azionisti che in questo periodo stanno facendo molta fatica. Fineco è uno di questi. Io ti dico che per me, il comunicato stampa sulla raccolta di ieri, io non l'ho capito fino in fondo. Infatti, credo che c'è stata anche una rettifica. Eh, per me non è stato fatto come sarebbe stato necessario eh, a livello di trasparenza, perché ci sono dei dati che, per la mia limitatezza, io non sono un analista fondamentale. No, no, con, di, rag... di, di, divergono. Sono d'accordo con sì, te. Sì, no, non mi è piaciuto. Quindi, io temo che il mercato non abbia apprezzato questa difficoltà nel capire questo comunicato stampa, ma ciò non toglie che il titolo era comunque venduto di periodo. Allora, eh, adesso la situazione è di lateralità, non proprio sui minimi che sono stati toccati il 25 di maggio a 11,855, ma devo dire che eh, la possibilità eh, che vedo più probabile al momento è quella di un trading range direi con un target che può arrivare fino a 1287,5 se dovesse rompere questo livello allora avremmo una media mobile a 50 a 13,3 e poi il massimo del 9 di maggio 13,505 però eh, io mh, considero fineco una banca che in realtà è paragonabile a Banca Mediolanum, nel senso risparmio gestito più che banca, e devo dire che ultimamente mi sembra che eh, il titolo con maggiore forza relativa del risparmio gestito sia Banca Generali. Eh, reply, ecco, Reply per me è un mistero, perché io ero convinto finalmente che potesse partire, non ha ancora dato un segnale di uscita che adesso metterei sotto il minimo del 24 di maggio 99.35, eh, sicuramente Reply la assimilerei alla sua cugina separata dalla nascita, per non dire sorella che è Sesa, che è un altro titolo che storicamente ha premiato molto gli azionisti e invece adesso sta soffrendo abbastanza. Per cui anche per Reply adesso vedo Trading Range con eh, Media Mobile a 50, 106.3 e poi Massimo del 23 di maggio, 107.3. È ovvio che tutti questi Trading Range. Se venissero prolungati nel tempo eh, imporranno un movimento direzionale molto forte. Al momento, secondo me, è più facile ancora al rialzo, però io che ho il titolo e ho preso anche il modesto dividendo da un euro lordo, sotto 99,35, comunque chiuderò la posizione. Buongiorno Eme, mi dareste situazione economica Autogrill, se caso, a che prezzo entrare e anche un'entrata su Unipol sai, grazie Carlo. E eh, Ma ormai Autogrill è andata. Beh, Autogrill eh. è perfettamente inutile, nel Tanto senso è che ormai DoFree ormai, ormai è, è riuscita con l'estensione del periodo... OPS con l'estensione e fare... la pubblicità mi divertiva un sacco la pubblicità con, uh, che, con chi era con uh, Jerry Scotti negli ultimi giorni, non so se l'hai vista sulla TV: no no no, no, cioè, no io, io bevo sempre Autogrill entrano... Scotti... e <ride> io ridevo perché l'hanno fatta perché era un periodo di estensione allora magari qualcuno diciamo era più propenso a vendere <ride> le azioni no, Jerry Scotti Martin. io lo apprezzavo quando era DJ television e radio DJ eh, questa parte della carriera che l'ho reso ricchissimo eh, non mi è piaciuta perché si è vantato di non litigare mai con nessuno no? e allora quando non litighi mai con nessuno vuol dire che diciamo ci metti del tuo che non sei sempre sincero al 100% per cui io come sapete in ambito spettacolo quella faccia lì per me esiste solo Claudio Cecchetto e qui chiudo allora eh, invece l'altro titolo perdonami Unipol Sai Sai, ecco, eh, diciamo solo una cosa che ovviamente per la situazione patrimoniale, Autogrill eh, è un bene che se la sia presa due free perché ricordo che complice anche il periodo COVID aveva. Peggiorato moltissimo i propri dati, aveva un debito, ha ah, un debito piuttosto alto. E eh, il fatto che comunque sia arrivata un'offerta di Dufree ha tolto eh, l'impasse che c'era sul titolo. Ecco, l'ultimo rialzo, quello fino a 7, fino a 7,20, però. È eh, motivato dal fatto che il mercato ha sperato fino all'ultimo in un rilancio. Eh, allora, eh, UnipolSai, eh, qui invece il titolo sembra pronto a partire. La certezza ce l'avremo sopra eh, 2,306 eh, con eh, target media mobile a 202. 33,3 eh, e poi media mobile a 50 237, media mobile a 100 237,6. Ovviamente c'è il gap enorme, eh, lasciato aperto 241, ma quello è per stacco dividendo. Però eh, Unipol, mi da, Unipol 6 mi dà proprio l'idea eh, di essere pronta a partire. Va bene, buongiorno, come mai? Eni mh, viene considerato sul prezzo del petrolio, con tutte le diversificazioni che ha. Beh, il business è ancora petrolio per Eni. Eh. Beh, io... Poi sì, anche diversifica e qui... tutto, ma... È Beh, ma sai, io credo che adesso non so fare un esempio concreto col petrolio a 70 dollari, col petrolio a 80 dollari, col petrolio a 60 dollari, ma basta vedere un bilancio di Eni che ovviamente eh, mettono il prezzo medio dell'anno o del periodo. Del petrolio e si vedono delle differenze enormi, per cui, eh, anche se magari in prospettiva eh, la, la, la voce eh, oil sarà meno eh, decisiva, al momento lo è ancora. Questo... Sì, poi adesso si sta cercando a modi, secondo me, è più marketing, questo che si vuole dare un'altra veste alla società, come giusto che sia, però l'oil è ancora il business principale e basta, cioè non ce n'è. Comunque dai, io, io, mi io mi chiederei che gira e non è un meme la cartina dei paesi che dal 2035 non avranno... Più i motori a scopo. Ah l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto eh, su Instagram, vi 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 come social, al solito. Devo solo riuscire a recuperare. Eh? <ride> sì, praticamente... Chiotto per la Cina, proprio, Per eh? farla in breve c'è l'Europa, ah, vedete tutta la cartina del mondo, c'è l'Europa piccolino e c'è la California. La California, poi, California visto, eh. ca visto come sta andando in California, io non la prenderei troppo come esempio, però vabbè, lasciamo stare. E poi basta. Comunque, tutto se vuoi, facciamo Enic, è abbastanza interessante. Eh no, sono... Sì, non tiene Facciamo Eni. No, perché al di là del, dell'idea del telespettatore che al momento secondo me non è purtroppo così perché il petrolio ovviamente condiziona ancora molto i prezzi, eh, Eni mi sembra pronta a rimbalzare. Innanzitutto ha un micro gap da chiudere a 12,796 che al momento sembra non voler chiudere. E rispetto al massimo di ieri c'è un altro a 13,096. Oggi è sulla media mobile a 200, 13,182. Il prossimo target è la media mobile a 50, 13,33. E poi credo che possa arrivare fino al massimo della shooting star del 19 di maggio, 13,572. Per cui Eni e, secondo me, ancora di più Tenaris stanno fortunatamente rientrando. Terraria se va corretto anche di più dalla corrazione di breve, perché comunque c'era stato quel sell-off pesante sul VTI, eh, che dovrebbe essere anche quello rientrato, perché alla fine l'OPEC si è riunita questo weekend. E se mantiene, come vi ho sentito prima, quanto promesso, è difficile che il petrolio possa avere degli ulteriori ribassi significativi. Caro cartisano, starei attento a parlare di un derivato che propende a breve, brevissimo rialzo. Manca molto poco ad una brusca inversione. I derivati in particolare potranno salire al massimo di 1,25-1,75%, poi partirà un deciso storno con una bella fase ribassista estiva. Su questa botta di ottimismo andiamo in pausa e poi la commentiamo. Pausa! Allora, caro Cartisano, forse ne abbiamo trovato uno più pessimista di te. Cosa fai? No, allora, probabilmente mi sono spiegato male. Eh. Io ho detto che eh, il futures è impostato per rompere a rialzo, però non è eh, un movimento nel quale poter credere ciecamente perché i volumi sono talmente bassi in eh. questo periodo eh, che oggi pomeriggio questa rottura può già essere messa in discussione. Io stavo dicendo quello, poi che il telespettatore sappia che quest'estate crolliamo, eh, mi fa piacere per lui perché se metti in pratica quello che dice e si verifica, può diventare ricco in pochi mesi. Uh -huh. È molto semplice. Comunque, eh, in realtà, se andiamo a vedere l'analisi tecnica dura e pura, siamo ancora ben sopra la trend line rialzista partita dai minimi del 13 ottobre. Che ha toccato per il 20 di marzo e ha toccato per il 31 di maggio e il 1 giugno quindi in realtà il movimento è ancora piuttosto solido non c'è ancora nessun segnale di inversione quindi dire che crolleremo di qui a poche sedute al momento non, non corrisponde al vero a meno che non si abbiano delle capacità divinatorie noi anche qui usiamo i, un linguaggio colorito il famoso libro di Biff. Allora, se uno ha il un libro di Biff... Quello di Ritorno al futuro. Eh sì, esatto, però eh, devo avere il libro beef. di Biff, eh, sì. se no è difficile. Ciao, complimenti per la trasmissione, vorrei un'uscita per Saras, presa 1.09, e un'entrata per Erg. Giacomo dalla Francia Corta. Allora, andiamo su Saras, partito. Allora, Saras, Saras... No, la Saras eh, alla fine ha fatto un buon ingresso perché il titolo impostato per ritornare sulle medie mobili a 50 1,22 e a eh, 200 che 1,23 e mezzo. E poi il target finale di questo momento dovrebbe essere la chiusura del gap post dividendo eh, minimo del 19 di maggio 1,24 e mezzo. Adesso, però, eh, lo stop eh, è sotto 1,1. 1, 2, 1, minimo del 2 di giugno. Gli rimane poco di guadagno, però al momento lo stop è lì. Se invece nelle prossime sedute dovesse portarsi in maniera convinta sopra il massimo di ieri, 1,174, alzerei lo stop appunto sotto il 1,174. Mentre Erg? Beh, Erg, secondo me, se uno deve entrare, deve entrare adesso. Eh, perché o rimbalza da qui. O non rimbalza più nel senso che se metti un grafico è significativo settimanale eh, mm, più settimanale. ancora che il giornaliero se tu metti il settimanale vedi che prima settimana di marzo 25.8 seconda settimana di marzo 25.74 terza settimana di marzo 25.56 eh, ultima di maggio scusa per ultima di maggio 25.52 eh, Ultima di maggio, prima di giugno 25-26, è da lì che deve rimbalzare, eh, se no poi si può andare addirittura fino a 22-98, che è il minimo dell'ultima settimana di febbraio 2022. Tradotto, io sono già dentro, eh, tra l'altro, entro adesso con uno stop sotto 25-26. Perché eh, poi posso limare e aspettare 25-84 per avere uno stop meno oneroso. Però se il titolo deve rimbalzare, lo deve fare adesso. Intendo dire non in questo momento, se no, non saremo qui. Ma entro le prossime sedute, perché altrimenti può rischiare di rompere a ribasso. Target non così incredibili, però, media mobile a 50, 27, 20 media mobile a 100, 27, 33 e poi 27, 62, 27, 84 questi sono obiettivi raggiungibili però è adesso che il titolo deve dare una risposta Buongiorno Emix, sono indeciso se entrare su Moncler o Cucinelli cosa mi consigliate? Potrei avere un punto d'ingresso? Io starei fuori da tutte e due perché secondo me il lusso mm, non lo so, mi fa un po' paura tu che dici? Eh. Moncler o Ferra Cucinelli? Ovviamente su Ferragamo che, che è quello che ha perso di più, no? Perché sono entrato io su Ferragamo. Ma perché ah, ha una lettura? No, ma no, perché Devo... ha una lettura grafica molto più facile. Se me lo carichi un attimo, poi facciamo anche Moncler. Vai, eh, Ferragamo 0 eh, di cadenza. Perché Ferragamo ha una struttura tecnica più facile da gestire come stop? Perché dobbiamo stopparci sotto 14,59 e di, da questi livelli il rimbalzo può essere significativo eh, addirittura potrebbe arrivare fino alla media mobile a 200 che è 16,37 poi sui fondamentali è ovvio che il titolo migliore dei tre sia Moncler perché ha dei multipli tra virgolette più umani quelli di, di Brunello le abbiamo già, ne abbiamo già discusso tante volte eh, Moncler eh, mh, lo stop deve essere 60.16, quindi più di 3,5 euro dai prezzi attuali. Eh, Brunello Cucinelli guardiamolo al volo, eh, lo stop deve essere 76.6. Quindi eh, al di là che quello che tu dici può essere assolutamente condivisibile. Io eh, Eviterei i due titoli perché ho uno stop abbastanza largo. Eh, preferisco Ferragamo perché lo stop è piuttosto stretto. Tutto mm. qui. Non perché creda nel lusso eh, in maniera eh, cieca, eh, sia chiaro. Perché se adesso tirano fuori eh, che l'avevano già, par già parlato, non so, dei record di casi di COVID in Cina per metà giugno, eh, ovviamente il lusso purtroppo Ormai fattura il 20-25% in Cina, e tendenzialmente i titoli che hanno maggiori ricavi dalla Cina soffrono. Moncler mi sembra sia poco sopra il 20%, per capirci, in Cina, eh? Dico. Buongiorno, potete dare un livello d'ingresso per il gioiello ASML Holding? Eh, fa parecchi sbalzi anche al ribasso e lì vorrei entrare. Poi, molto collegato come settore Tecnoprobe, entrambe per me davvero promettenti. Grazie, Emeric e Alberto. Cos'è ASML quello olandese? Però, ASML, sì, è quello olandese, assolutamente. facciamo? No, andiamo a prenderla perché... da Amsterdam. Eh? e eh sì se riesco sì aspetta un attimo perché allora, un guarda, po' di io roba aperta vediamo se perce 1,45 658 e 20 per ASML holding vabbè allora facciamo così tanto che me la carica eh, sì. andiamo un attimo su tecnoprobe se non ti dispiace non c'è problema eh, non così, così eh, tanto ci ha chiesto anche tecnoprobe allora tecnoprobe per me è ampiamente ben prezzata eh, dal mercato però ov ovviamente eh, eh, è salita, secondo me, così tanto per simpatia eh, nei confronti di Nvidia, nel senso che c'è stata questa speculazione, secondo me, eccessiva. Su un titolo come Nvidia su tutti, anche se tecnoprobe fa i test per i microcicli. Vabbè, ho capito, ma ha dato un guidance più 40% di. Sì, cioè, per, no, per, per, non è no, che è la speculazione. Se quelli di no, vabbè, ho capito. delle super aspettative, eh, se parli, la, se parli, la gente se, compra. Se parli di Nvidia agli attuali prezzi vale comunque più di 200 volte gli utili. Quindi comunque in dubbio, è, però... è una speculazione uguale, dai cioè nel senso il famoso Vaventuy, però dicevo che tecnoprobe, dov'è che ho dei dubbi su questo movimento che il 28 febbraio, non una vita fa, sulla pubblicazione dei dati di bilancio ha perso il 15%. E ricordo benissimo che, eh, ne abbiamo parlato altre volte, che giustamente alcuni telespettatori hanno fatto delle obiezioni, alcuni mi hanno scritto anche nei commenti del mio canale YouTube, ma il primo trimestre normalmente è molto debole per tecnoprobe e poi durante il resto dell'anno va sicuramente molto meglio allora il discorso è che purtroppo eh, eh, questi titoli vanno presi tra virgolette in corsa nel senso che se tu manchi l'ingresso 16 di maggio eh, seduta al più 487 poi o compri nelle sedute immediatamente successive o se no il titolo scappa adesso secondo me è in una fase di correzione eh, probabilmente potrebbe andare ad appoggiarsi alla media mobile a 200 che è 6,88. Ecco, se torna lì, devo dire, proverei il titolo. Non credo che invertirà, però sicuramente può fare eh, molto, molto bene perché è in un settore comunque adesso compratissimo. Allora, ASML eh, credo che eh, il massimo di periodo lo abbia fatto di recente eh, a fine maggio, vedo il titolo in correzione per dare un target al telespettatore direi sui 610. Ecco. Se torna a 610 allora probabilmente lì proverà a fare una base, però eh, penso che il massimo di periodo lo abbia fatto a fine maggio. E come scritto in un commento, fine maggio sul canale YouTube di Cartisan, nessun movimento quindi adesso aspetteremo la Fed con tassi a giugno. Chiedo cosa ne pensate di Enav. Entrare adesso, provare ad aspettare a 3,85 stellanti, si spingerà fino a aree 16 grazie al buyback. Ci scrive Mauro. Enav. Enav a aspettare perché è in correzione e dare un target secondo me non è neanche così difficile perché probabilmente andrà a cercarsi area 3.80, diciamo tra 3.75 e 3.80. Eh, Ena va dato un'uscita piuttosto chiara il 4 di maggio con quella terribile Marbozzo Black 4.258, 4.114 e credo che adesso debba ancora eh, trovare appunto un supporto da cui ripartire direi se ritorna in area 3.80 si può sicuramente provare. The Stellantis, buy back Stellantis, è incredibile che salga perché ce l'ho io e diciamo che mi sono dovuto violentare eh, per comprarla, eh, però logicamente il trend adesso è sicuramente positivo. Abbiamo rotto oggi il massimo del 24 di maggio 15.1, chiuso il gap a 15.16. Target direi media mobile a 50, 15,42, media mobile a 100, 15,56 che è anche praticamente il massimo del 19 di maggio. Quindi sul breve la vedo piuttosto bene. Potrebbe anche andare a chiudere il gap, eh, che ha un altro gap importante che è quello stacco di vieto, eh, 15,71. Eh, qui devo dire che io sono stato fortunato perché non mi sono stoppato sotto il minimo del 4 di maggio per quel discorso che ho fatto mi sembra settimana scorsa sul prezzo medio ponderato se no avrei preso l'ennesimo stop umiliante e, e fortunatamente qui mi è andata bene ma ripeto è stata solo fortuna perché se il 31 di maggio avesse chiuso a 13.99 io sarei fuori dal titolo e avrei perso questo movimento vorrei avere un'opinione dell'esperto su era in carico a circa i valori attuali tenere grazie mille Paolo da Bologna era Ma allora, per adesso sì. Però eh, il titolo è in completa fase laterale. Il livello che non deve perdere è eh, direi il minimo del 9 di maggio, 2,814. La mia idea è che continuerà a muoversi in trading range, per cui non andrà sotto questo 2,814, ma non salirà sopra il massimo del 16 maggio che è 3,076. Perfetto, allora notato Inuit a rallentatore? Inuit, cosa sta succedendo su Inuit? Allora vedere. 026 11 58 50, che succede su Inuit? A rallentatore vuol dire che è laterale da un'ora e mezza, anche due, presumo sia Beh, questo. però, questo diciamo che capita abbastanza spesso, sì, eh, sì. purtroppo in questo mercato. Aspetta, che mi metto sì, eh, praticamente siamo. Dalle die, da 1 in 1, uno, da un'ora, in eh, praticamente 10 direi: due, due, no, no, meno meno meno. Meno. Direi meno direi meno due o tre tic. Due o tre sì, tic. Ma Inuit di solito gli unici scambi che li fa, li fa in asta. Da quello che ho notato. Io sempre in asta. Ma allora, Inuit in è un po' una esemplificazione della borsa attuale. Inuit probabilmente. Dovrebbe valere. Ma siamo generosi? 8? Diamo un prezzo, ma perché vale 40 volte gli utili a 4 miliardi di euro di debito. Quindi. Beh, eh, io credo che Inuit, l'ho detto in tempi non sospetti, eh, ci sono a testimonianza i video che ho caricato sul canale YouTube eh, quando ho parlato di Inuit, e eh, l'unico motivo per cui è andata sopra 12 e mezzo è sempre, e adesso tra l'altro sono settimane che non se ne parla, l'operazione straordinaria ipotizzata da parte di Ardian. Se Ardian si tira indietro, Inuit per me è un titolo destinato a ritornare a 11 se non a chiudere il gap a 10,45 minimo del 2 di marzo, ma non perché sia una cattiva società, ma perché se ho 4 miliardi di euro di debito e valgo 40 volte gli utili, secondo me almeno sui fondamentali uno storno del 25-30% lo devo fare. Tutto qui, eh sì. ciao amiche, perché non fanno una proposta per abolire questa odiosa Tobin Tax? No, c'è, cioè, attenzione, attenzione, nel cos'è il DL? Delega il, D, il, D, il DL, delega, sì, eh, quello sulla fiscalità. Sono passati due emendamenti venerdì scorso: uno che riguarda la totale abolizione della Tobin tax, e un altro che in realtà è un po' una sorta di diluizione della Tobin, cioè praticamente vengono aumentati i titoli. Che non eh, sono colpiti dalla Tobin Tax perché aumenta la soglia della capitalizzazione massima che prima era 500 milioni, e adesso su questo emendamento qua si va a un miliardo. Però è ancora, non dico che è ancora lungo l'iter perché adesso è passata, è risultato ammissibile, devono discuterne in commissione finanza e poi se non sbaglio devono fare ancora il passaggio in Parlamento. Però ci sono. Eh, le, questo governo qua, devo dire che. Devo dire a onore del vero è la Lega soprattutto, eh, che su questa roba qua dei mercati, delle PMI, della Tobin Tax si sta muovendo, poi chiaramente sapete lì le questioni romane come vanno a finire, quindi bisogna vedere dove, dove si andrà a finire, però c'è l'intenzione di, di, di toglierla anche perché... È evidente a tutti quanti che questa norma è completamente deleteria per l'Italia, per il mercato italiano e poi anche da me mi vengono a dire eh, sì, ma guarda che ci sono oltre eh, 200 e titoli che non sono colpiti da Tobin Tax. Sì, avete ragione, ma un investitore istituzionale estero. Cioè, ehm, non è che sta a vedere, lui ha il suo pacchetto, beh, lo investe, non è che deve investire sui titoli che dice, oh, aspetta fammi vedere se questo ha la Tobin Tax o questo non ce l'ha. Se c'è questa cosa qua della Tobin Tax, l'investitore istituzionale internazionale non viene proprio. Avete capito qual è il problema? Poi adesso fortunatamente lì adesso l'hanno capito, nei precedenti governi non lo capivano, magari lo capivano ma non facevano niente. Questa cosa è a prescindere dalla questione speculazione o non speculazione, quella non c'entra niente. È questione di state distruggendo il mercato, l'avete distrutto, il mercato finanziario italiano. Adesso è, si tratta di correggere la precedente norma grazie al governo Monti che è stata introdotta a caso. Anche perché tanto. Le, le entrate finanziarie non sono mai arrivate neanche lontanamente al target di un miliardo, un miliardo e due che prevedevano. Ma sono 400-450 milioni quando andava proprio quando è andata la grande. Quindi, questa cosa qua è da levare completamente. Vediamo, speriamo bene che questa volta sia la volta buona, perché questa cosa qua della Tobin Tax secondo me sta influendo, ha influito enormemente, detto fatto 20-25% dei volumi sono andati via, proprio sul mercato italiano, appena è stata introdotta. E questo è inutile, nessuno mi può smentire, perché noi i volumi, le cose le vediamo tutti i giorni, quindi non ce n'è. Vabbè, ah comunque dai, speriamo bene, speriamo bene, soffiamo, noi tifiamo per elevare questa Tobin Tax. Uh, tu la paghi la Tobin Tax, Tu sei dei trader, quindi no, quindi beh, sei... io, io poco perché comunque eh, ho pochi titoli che la pagano in portafoglio, però ovviamente quando vado overnight la pago anch'io, ma l'unica speranza che possiamo avere è che magari nelle fila dei parlamentari leghisti ci sia qualche... Ex trader, eh, preso da compassione per noi che siamo arrivati. No, 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 ma ti devo dire: guarda, io su questa cosa, la Tobin Tax, eh, in sto. No, momento, per, insomma, però lei, è, sta, è stato veramente... un errore strategico enorme. Perché comunque oltre per ad aver incassato meno della metà di quanto previsto, ci ha messo in una condizione di debolezza, perché alla fine gli altri stati europei ovviamente non ci hanno. Ma non è, che era, ora, non è che era così fuori dal mondo pensare che Eurex ti facesse una pernacchia, so, che Eurex è no, no, certo, no, no, un colosso in Germania e sui mercati finanziari solitamente vanno a chiedere a Eurex e poi decidono in Parlamento. Che Eurex ti dicesse, sì sì, andate voi, che noi poi vi raggiungiamo. Ma no, ragazzi, ma eh, no, diciamo ma... che quantomeno quel governo fu coerente perché anche con gli sì. yacht sembra che... Che sì. fece dei bei danni, eh? Quindi. Sì, no, quella, ce, ne, ce ne sono state delle cose strane. Sempre in compagnia di Andrea Cartisano, Giotto Cellino Sim. Allora andiamo subito a lavorare con altri SMS. Chiedo livelli di ingressi long sui tuoi amici, Andrea. Sai chi sono i tuoi amici? Ma, dipende. Sugar Friends beh. e Innovatech. Sugar, eh. <ride> beh, beh, diciamo che. Che S ovviamente è un ossimoro. <ride> Vai allora, su, Adesso però diventa un po' più difficile perché ovviamente il movimento che secondo me doveva fare, bene o male, lo ha fatto. È passata da 6 a 7:30 in tre sedute il Mercato ha apprezzato molto le due acquisizioni avvenute effettivamente a sconto. Ne parlavate ieri con eh, il Cavalier Dragotto no? quanto sia importante avere una valutazione X e vi dà passa per essere, tra virgolette, appetibili. Però poi ci sono anche eh, gli eventuali, ehm, diciamo, premi da pagare in caso di determinati risultati raggiunti dalle due società e considero eh, due società acquisite, considero un po' pretestuose le eh, parti marginali del compenso fissate a 23.7 che mi sembra più un esercizio di stile che eh, un reale valore che il titolo possa raggiungere perché mi sembra veramente eccessivo. Detto questo, eh, se non vuole aspettare un consolidamento importante che significa rivedere il titolo in area 6.60 eh, si compra eh, a questi prezzi con uno stop però a quel punto stretto sotto la media mobile a 100 che è 6.89 se la media mobile a 100 continua a salire perché i prezzi stanno sopra si, si può dare uno stop sotto 6.92 però eh, diciamo che ormai per il breve il movimento per me l'ha fatto perché il mercato ha premiato queste acquisizioni, ma adesso credo che voglia vedere se il piano industriale verrà implementato o meno nei numeri che sono stati presentati. Mm. Eh, I Novatec, eh, eh, devo dire che sinceramente deve tutto alla mia vera amata, il mio titolo preferito di tutta la borsa italiana, che è ovviamente BF Group. Perché comunque io credo che, nonostante nelle ultime sedute stia facendo un po' fatica, la controllante di Bonifiche Ferraresi sia il titolo anticiclico, anticrisi, anti, anti, anti Addirittura. Sì, sì, sì. Io ecco, devo dire che sai eh, che parlo. Sempre eh, e e cos'è che tutti gli altri trader non capiscono allora? Scusami, Andrea. No, ma no, ma, no, ma adesso deve stare lì, deve stare lì perché. Praticamente ci sono questi passaggi di pacchetti azionari. C'è cioè questa Arum SPA che fa capo all'amministratore delegato, eh, che eh, citerei eh, come grande manager al pari di Gianni Tamburi, Brunello Cucinelli e eh, Remo Ruffini. E Innovate che è salita proprio perché oltre ad aver fatto un accordo eh, per fornire ovviamente di strumentazione chiamiamola tecnologica eh, bonifiche ferraresi eh, ha comprato una partecipazione di arum eh, 2 milioni e mezzo di euro tra l'altro ha fatto anche una prosvalenza di 800 mila euro arum e, e questo ha fatto sì che il titolo desse un primo segnale positivo martedì con la rottura della trendline ribassista partita dai massimi del 27 di marzo. Adesso siamo eh, purtroppo eh, un po' ingabbiati nella candela di martedì, che ha avuto un range molto ampio, sono calati i volumi e siamo proprio sulla media mobile a 50, che è 1,39. In questo caso vedo spazio ancora per uno spunto a rialzo fino a 1,43,7 e poi eh, fino a 1,49, dove transita praticamente la media mobile a 100. Mm. Va bene, allora uh, Inc. prova a rompere, max di periodo andare in SOS. Va bene. Buongiorno, un'analisi... Andare in SOS intende, intende SOS travel? Uh, non mi è dato sapere ah, è okay. SS Travel la tua amica SS Travel. Eh, beh, eh, beh, <ride> però io preferisco Travel. Strano, <ride> dai, facciamo SS Travel che non lo facciamo da un pezzo. Dai, e poi andiamo beh, su. Eh, purtroppo è, è, è diciamo a, al quid è arrivata perché. Ormai sono le conto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sedute che è il trading range eh, a partire dal 18 di maggio. E dove esce eh, il famoso dove coio, coio. Se esce al rialzo, eh, torna subito a 1,27. Se c'è a ribasso, va almeno a 1, se non a 0,97, avendo poco sotto anche la media mobile a. Um, a 200, però hanno alzato ancora i target del piano industriale. Eh? Mm. Ancora... Seri, Seri Industrial. Ah beh, Seri Industrial è un altro tema molto interessante, perché comunque il titolo è stato vendutissimo eh, eh, sì. fino al, al minimo del 31 maggio, poi c'è stata una ripresa, eh, perché da, il minimo l'ha fatto in realtà il primo giugno a 3.61 eh, nelle sedute successive è arrivata fino a un massimo di 4.15 e, e la cosa interessante è che eh, sono usciti gli internal dealing di Civitillo che è tornato a comprare il titolo non è garanzia di successo eh, che il capo azienda compri però è già un segnale positivo. Perché non è garanzia di successo? Perché se no non ci spiegheremmo perché Farmacosmo e gli attuali livelli con tutti gli acquisti fatti nei mesi da De Concilio. Tuttavia, eh, mi sembra che Seri sia pronta per un ulteriore spunto rialzista, che questa fase delle ultime quattro sedute sia accumulo. Per cui, primo target 4,46 e mezzo, poi 4,64 e mezzo, 4,84. Non la ho in portafoglio, per cui non sono in conflitto di interesse. Ah, mi, mi specifica il telespettatore: Inc. prova a rompere il massimo di periodo, andare in SOS, 1,52. SOS dovrà dire in sospensione, non in SOS. Ah, in SOS, <ride> Sospa, allora. In SOS. In so allora è SOS, SOS, SOS uguale sospensione, ho scritto. Vabbè. Allora, eh, buongiorno, WeBuild fa tanti contratti ma non riesce più a passare i 2 euro quotazione. Qualora. Io invece a ti stupirò, ti stupirò, l'ho comprata. Eh beh, adesso, potevi comprarla prima. Eh no, eh no. Allora, <ride> in realtà l'ho comprata non per i contratti perché ha ragione il telespettatore ormai... Sì. È la cosa incredibile di WeBuild che l'ultimo che ha fatto è in Sicilia per un miliardo e tre. Ormai si è alzata l'asticella, non viene più considerata nemmeno per contratti superiori ai 2 miliardi. Ormai bisogna che ne faccia da 3, 4, 5 miliardi a volta, se no il mercato non se la fila. Perché l'ho comprata? Perché comunque c'è uno stop per me obbligato. Io parto ormai da sempre, ma in questo periodo ancora di più, nonostante i brutti stop a livello di false rotture che ho preso. C'è un micro gap da chiudere a 1,796 è il massimo del 16 di marzo quindi io oggi già ho un primo segnale di allarme che è la media mobile a 100 a 1,8 1,853 e poi ovviamente ho il minimo del, del 31 di maggio che è 1,802 però qui per me il titolo sta provando ad accumulare quindi senza dare i target fantascientifici che davi tu di area 2,40 potrebbe arrivare fino al massimo del 15 di maggio che è 2,076. Vediamo se non lo prenderà prima o poi il 2.40 WeBuild. Ah sì, vabbè, ho capito, se fanno il ponte sullo stretto e lo fa WeBuild, solo, solo per l'eccezionalità diciamo, dell'evento va a tre diretta, perché il mercato non ci crede. E allora mercato... potevo dirti, avevo ragione. Se, 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 scatta lo short squeeze, cioè nel senso tutti cominciano a mettersi short e il mercato compra, 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 però... Devo dire che non ha, tornando seri, dato ancora un segnale eh, evidente, però qui sta provando a fare base. Eh, ha ragione, però, purtroppo, il telespettatore sulle commesse, perché ne sono uscite tante negli ultimi dieci giorni a memoria, almeno tre eh, per importi direi attorno ai 5 miliardi non hanno smosso minimamente il titolo. Ma c'è una spiegazione perché il problema di WeBuild non è certo il portafoglio ordine nemmeno il backlog, eh, ma è, come al solito la redditività, la marginalità, chiamiamola come vogliamo e il debito sempre piuttosto alto che peraltro tutti i General Contractor hanno. Buongiorno Emig vorrei avere una valutazione su tamburi Marco Cusà. possiamo noi esimerci da fare un'analisi su tamburi? Solo positiva, perché noi qua veneriamo Giovanni tamburi, abbiamo il suo posto in casa. È, 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 è vero, però diciamo che spero che siamo nel 2023, almeno entro fine 2025, mi torni a telefonare. Però eh, devo dire. Una, una volta ti ha chiamato. Oh, no, no, tre volte, volte no. tre volte, tre volte sul cellulare. Eh, però eh, avevo forse vuol dire un vecchio numero perché. Sarà per grandiosi... quello che non ti ha più chiamato. No, no, no. Allora la grandiosità di Gianni Tamburi, sai qual è stata secondo me, eh. al di là di tutto quello che ha fatto, che quando mi ha chiamato, eh. perché io non lo conoscevo e non lo conosco, mi sono semplicemente eh, qualificato credo che mi abbia eh, risposto Alessandra Gritti e poi mi abbia fatto chiamare da Gianni Tamburi, era in, un, in uno dei rarissimi momenti di difficoltà di Gianni Tamburi, eh, di Tamburi e Partner, scusami, della società, non, personale non mi permetto di dire ovviamente nulla, eh, e eh, il titolo era, era arrivato a 0,90 e lui mi chiamò tre volte nel giro di due mesi dicendomi guarda che il mercato non sta capendo nulla perché noi... Eh, eh, cresceremo in maniera incredibile nel tempo oggi siamo a 9 euro e perché io l'ho stimato tanto perché di solito quando si è in difficoltà perché il titolo in quel momento era solo venduto parliamo di 15 anni fa eh, eh, ormai eh, eh, avere addirittura il coraggio di prendere il telefono e chiamare un povero azionista retail anche se io sarei anche professionale ma retail diciamo non so certo istituzionale eh, vale quasi di più di tutto quello che ha fatto perché dimostra eh, grande eh, personalità e lui ne ha da vendere e che dire eh, di... lanciamo un appello tamburi! lo richiami così almeno va a dormire tranquillo il cartisano una notte lo richiami no eh? però non sono degno perché io sono manovale del trading e lui invece ha bisogno non che non li abbia già di collaboratori che abbiano più un, un imprinting da private equity, ovviamente eh sì. sono mestieri diversi. Noi manovali siamo destinati, destinati a lavorare in cantiere e mangiarci la schiscetta in pausa pranzo. Eh sì, eh sì. Allora, dicevamo, eh, ovviamente è impostata molto bene, adesso però è molto vicina a un'area di resistenza molto, molto importante, che è area 930 quest'area praticamente eh, eh, non riesce a superarla eh, dalla seconda metà di gennaio del 2022 se riuscisse a superare questo livello può arrivare anche fino in area 10 ovviamente se io devo comprare il titolo sarebbe opportuno aspettare un minimo storno l'ideale direi che è più o meno eh, in area 850-860 però ovviamente eh, io credo che su ogni storno sia uno, sia uno dei pochi titoli della borsa italiana che comprerei senza grossi timori. Va bene, dai, siamo quasi in chiusura. Possibile un'analisi su Mediobanca? Mediobanca. Mediobanca sta un po' vivendo una, eh, una realtà a parte perché non so se sia merito eh, anche. Non credo solo di Caltagirone, però oggi rompe di nuovo a rialzo. Eh, eh, ma vuoi tutto... che non ci sia qualche movimento sotterraneo lì? Vare sì, no, 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 ma indubbiamente, no. però eh, ti dico che ormai eh, fammi vedere: eh, sì, abbiamo superato addirittura i massimi della prima metà di novembre 2021, e rimane prima eh, dell'iperuranio. Eh, i massimi di inizio novembre 2019 che sono poco sotto 11 però a me sembra che il titolo veramente sia impostato per tornare a livelli che non vediamo dal 2008 ah. eh, e, e ti dico anche giugno 2008 e parliamo di addirittura eh, in frame mensile, il massimo fu 12,13% eh sì. e, e, e mi sembra che possa arrivarci tranquillamente quindi se il telespettatore al titolo se lo tenga stretto se vuole essere rigoroso con uno stop profit ovviamente sotto direi massimo relativo precedente quello del 9 di febbraio 10.52 però mi sembra che invece abbia voglia di andare ancora a fare nuovi massimi Caro Andrea Cartisano, siamo arrivati al termine della nostra puntata di oggi. Non so come faremo a stare una settimana senza di te, ma ci proveremo. Caro. Va bene, va bene, va bene. Ciao Andrea, grazie mille, come sempre. Ciao a tutti, ciao.